Un saluto a chi ci segue su Favara Web, sulla pagina Facebook. Continuano i nostri incontri, con i candidati sindaci di Favara. Oggi abbiamo con noi Giuseppe Imburna, che nel sorteggio era il terzo, però vista la indisponibilità del candidato Montaperto, che ha declinato il nostro invito, ovviamente trasmetteremo l'incontro con Imburna, il quale lo ringraziamo per la sua presenza, per la sua disponibilità, per mettersi a confronto sui problemi di Favara, nella logica ovviamente di farsi capire e votare dagli elettori. Anche per il rispetto degli elettori, credo. Assolutamente sì, condivido. Allora, io la prima cosa che intendo dire, l'ho già detta, l'ho pure anche scritta per la verità, che vi ritengo tutti e tre coraggiosi, aggiungo forse con un tantino anche di, come dire, di estremo coraggio, perché almeno dal mio punto di vista, per i problemi che conosco di Favara, credo che ci voglia coraggio ad affrontarle e cercare di risolverle, perché parecchi si sono incancreniti. Ve lo dico sinceramente, non voglio essere nei vostri panni, però ovviamente sono anche un cittadino e spero che Favara scelga il migliore dei tre candidati. Giuseppe, a me piace cominciare dalla parte politica, prima dei problemi, perché a mio parere sono il fondamento poi della risoluzione dei problemi. E la parte politica è quella che un'amministrazione che si sussegue ad un'altra, ci deve essere una certa continuità. Un'amministrazione non è un'isola, indipendentemente da quello che è successo a Favara. Questo per dire che noi negli ultimi 5 anni, più 5 mesi a causa della pandemia, eccetera, eccetera, abbiamo avuto un'amministrazione che è quella di Anna Alba. Ti chiedo un giudizio su questa amministrazione, con i suoi probabilmente aspetti positivi o aspetti negativi. Io sono neutro da questo punto di vista, però un giudizio da parte dei tre candidati credo che sia necessario, almeno dei candidati che si sono presentati. Ti ringrazio nell'aver detto che ci vuole coraggio per affrontare questa campagna elettorale. Coraggio non me ne manca, ma ci vuole anche un pizzico di pazzia, perché giustamente, incoscienza, come dici tu, la situazione è quella che è. Ed è chiaro che se non hai un minimo di pazzia per affrontare questi problemi seri, reali, che questo paese ha, con la razionalità avrei detto no, non mi candido. E l'ho detto molte volte, perché sono venuto l'anno scorso alcuni amici dicendo: Peppe, c'è bisogno che a Favara ritorni alla politica, c'è bisogno che dopo le esperienze che abbiamo avuto vorremmo che tu ti cimentassi a fare il sindaco. Io inizialmente avevo detto non mi interessa, francamente, perché da tanti anni, come sapete, la politica mi appassiona, come il calcio, come tante altre cose, la vivo bene, ma non ero più convinto di tornare a pieno titolo a fare politica, ad impegnarmi in prima persona. Mi ha spinto l'amore per questo paese, e mi ha spinto il fatto che questo paese negli anni passati mi ha dato tanto, e per me è come un dovere, è come un dovere, perché qualsiasi cittadino, come qualsiasi soldato, non può dire no di fronte a una chiamata. E allora ho detto sì. Abbiamo fatto delle discussioni, hai detto bene tu, si inizia un percorso che è stato deviato in alcune parti dalla politica, perché alcuni che tentavano di sostenermi in prima battuta probabilmente hanno pensato diversamente. Siccome io ho fatto delle richieste chiare, io non ho nessuna tessera politica, io non appartengo a nessun partito, sono un uomo di centrodestra e di questo mi onoro, perché sono sempre stato un uomo di centrodestra, oggi più moderato, più tranquillo nelle posizioni, perché la vita poi ti insegna tante cose, e molte posizioni che magari prima erano più estreme
oggi con l'età li vediamo più tranquillamente, i problemi li vediamo più tranquillamente. E allora ho detto, se le condizioni sono che io devo fare il sindaco, io voglio una squadra libera, io voglio che i partiti mi diano solo il sostegno, ma che siamo noi che conosciamo i problemi di Favara, che abbiamo individuato i problemi a Favara, a tentare di aggiustare questo paese. Se c'è questo io lo faccio. Se qualcuno si era messo in testa che Beppe Impurna poteva essere una pedina da manovrare o una pedina di scambio per le prossime elezioni che verranno regionali e nazionali, probabilmente si è sbagliato. Ed essendosi sbagliato ha fatto altre scelte, come è giusto che sia, probabilmente convinto che altri candidati possono dare i risultati che a loro interessano. A me interessa un solo risultato, il problema Favara, il paese Favara. E ci metterò tutto me stesso, ci metterò tutto me stesso perché, come hai detto tu, oggi la situazione è gravissima. Torniamo al discorso che hai detto, è gravissima perché nei 5 anni passati, vedi, io voglio dire una cosa, dice, i vecchi politici, 5, 6 anni fa, 7 anni fa, basta, devono stare fuori, perché c'erano idee nuove, perché si pensava che la nuova politica potesse sopperire tutto solo con le parole, magari criticando aspramente gli altri, poi alla fine ci siamo accorti che uno più uno non fa uno, come dicono loro, ma che uno uno non è uno, ma ci vuole la politica, ci vuole la politica con la P maiuscola che è fatta di passione, ma ci vuole anche il confronto, perché da soli non si fa niente. E allora in questi 5 anni abbiamo visto che Favara 5 anni fa ha votato massicciamente una candidata a sindaca del Movimento 5 Stelle, perché era il momento, secondo me, come abbiamo visto a Roma, come abbiamo visto a Portembedre, come abbiamo visto a livello nazionale. Credo che i risultati di questa politica, indipendentemente dalle persone, perché non ritengo di andare in merito sulle persone, non mi interessa, ma un giudizio politico va dato ed è sotto gli occhi di tutti, lo vediamo da Roma, lo vediamo a Portembedre, lo vediamo a livello nazionale, ovunque è successo che si sono sfaldati. Sfaldandosi, che cosa succede? Che hanno lasciato questa sindaca da sola a sopperire. Un sindaco da solo che cosa fa? Inizia a parlare con i consiglieri per avere un appoggio, allora i consiglieri da soli trattano con i sindaci. Questa non è una buona politica, questa non porta risultati. Questo è un aspetto che vedremo subito dopo, questo è del Consiglio Comunale. Sì, non porta risultati. Appunto, stavamo andando a questa domanda, sono due per la verità le domande. Negli ultimi 20 anni, se non di più, cioè le legislature che iniziano con una maggioranza finiscono con una maggioranza diversa. Sì. Ovviamente se questo succede nel tempo vuol dire che c'è un problema politico che non spetta a noi risolverlo, noi basta solo confrontarci e applicare quello che abbiamo. Però il problema esiste. Sì. E siccome ritengo, qui sono previsioni, possono pure essere sballate, che è probabile che chiunque dei tre possa vincere possa non avere una maggioranza in Consiglio Comunale, fra le ipotesi, non c'è niente di sicuro, e quindi vi imbatterete chi sarà il sindaco con questo problema, che si lega, a mio parere, con il fatto che anche qui negli ultimi anni le amministrazioni che si sono succedute non hanno avuto una vera opposizione, tranne quelle che stavi accennando tu, e io mi sono permesso di interromperti, cioè nel senso che il sindaco o la sindaca che sia è costretta a cercare i consiglieri uno per uno, perché spesso non sono legati, ritorniamo al discorso di prima, a un partito politico e quindi non danno conto a nessuno se non a se stessi, diciamo solo così. Risultato che la sindaca o il sindaco, visto che il prossimo sarà sicuramente un uomo, è costretto ad inseguire i singoli consiglieri comunali. Questi due
la mancata opposizione e la mancata maggioranza sono i primi problemi politici che affronterete, possibilmente magari non da subito, vedremo quali saranno i risultati, però cioè, anche la mancata opposizione negli ultimi 20 anni, io lo dico con fermezza, l'opposizione è il sale della democrazia. Non è pensabile che un sindaco voglia fare il sindaco senza avere opposizione. Secondo me è negativo anche per se stesso, che possibilmente lo frena a fare meglio. E però credo, per tutto l'arco costituzionale, io non escludo nessuno, anche qui credo negli ultimi 20 anni le opposizioni sono state molto deboli. Ora io invito quella che sarà l'opposizione del futuro a farla l'opposizione nell'interesse della città, e i problemi che dovrei affrontare credo dal punto di vista politico saranno questi. Sì. Io non credo 20, io più vedo negli ultimi 10-15. Parlo a Favara, sì, perché di Favara, siamo parlato di Favara. Tu ricorderai benissimo che 20 anni fa c'era Lorenzo Erò sindaco e io ero il deputato di opposizione, perché avevamo perso le elezioni. C'è stato un momento che Lorenzo Erò non aveva maggioranza e abbiamo avuto degli scontri politici, ma allora la politica esisteva nel senso che l'opposizione faceva opposizione, la maggioranza faceva maggioranza. Abbiamo avuto anche degli scontri pesanti e ricordo benissimo, me l'ha fatto ricordare lui giorni fa, Padre Acquisto, che in un momento di tensione politica, di attacchi politici tra me e il sindaco Lorenzo Erò, si è interposta la Chiesa con Padre Acquisto abbassando i toni e dicendo: pensate all'interesse del Paese. Da lì è nato che, ricordo che a Natale abbiamo fatto gli auguri assieme, l'opposizione e la maggioranza. Avevamo anche numeri per sfiduciarlo. Mi ricordo perché avevo un altro ruolo. Perfetto, perfetto. Parlo con uno che ha contezza di quello che dico. E da lì abbiamo abbassato i toni, solo nell'interesse del Paese. Ma la maggioranza faceva la maggioranza e l'opposizione faceva l'opposizione. Pur non di meno, io pur essendo deputato di opposizione, a Favara ho fatto avere delle risorse ingenti, e la prova ne è che il sindaco Erò e l'assessore Mossuto hanno fatto un manifesto a Favara dicendo: grazie all'onorevole Infurna sono arrivate a Favara queste risorse, questi finanziamenti. Per dire che cosa? Che fino a quando la politica funziona ci sono, come dicevi tu, le parti, e le parti si contrappongono e discutono. Discutono di politica, ognuno col suo ruolo. Quella è la politica, che è mancata, hai ragione, da lì in poi è mancata. Non c'è stata più politica. Probabilmente non è successo solo a Favara, è successo quasi ovunque, sì, sì. Che i sindaci, magari unti dal Signore per essere stati eletti, pensano di poter fare da soli. Quello è uno sbaglio che sono portati appresso. Perché hanno fatto male per quello che dicevi tu, perché debbono rincorrere i consiglieri per amministrare. Non credo che sia una cosa che ha portato bene, e lo abbiamo visto tutti. Da parte mia, spero e penso che con la legge elettorale vigente, che si vince col 40%, si può avere una maggioranza di 14 consiglieri su 24. E quindi penso, vincendo, di avere una maggioranza compatta e politica. Anna Alba è partita così, con 14 consiglieri. Perfetto, la abbiamo detto che sarà, allora le cose le diciamo tutti. C'è un responsabile politico in tutto. In tutto c'è una responsabilità, siamo state le persone. Bravo. Ma c'è una responsabilità politica. Perché il Movimento 5 Stelle, che si è intestata quella battaglia, che ha portato avanti quella candidatura, per problemi loro, che io non ne voglio sapere. Non mi interessa al senso personale, mi interessa al senso politico. Rompono con la sindaca Alba e da lì inizia il degrado. Perché, come ho detto poco fa, ci può stare che tu puoi stare all'opposizione, ma l'interesse del Paese va al di sopra delle questioni personali e politiche che tu hai. E là io un rimprovero lo devo fare, anche se io faccio un rimprovero politico e probabilmente
l'amico Di Caro lo piglia a livello personale. Io dico che la politica non ha niente di personale. Io con Giovanni Di Caro ho buonissimi rapporti, intendo mantenerli, se poi lui non lo vuole mantenere, perché io ho una posizione politica diversa e dico le cose che penso politiche, e allora c'è qualche cosa che non funziona, perché io ripeto, e ho ripetuto e ho detto, c'è una responsabilità politica in questa fase dei 5 anni, che appartiene ai 5 Stelle e appartiene al deputato locale, che va bene che puoi avere contrasti, ma non si può lasciare una città a morire o tifare perché la sindaca faccia male, perché alla fine chi ne paga è il paese, chi ne paga le conseguenze del paese, e abbiamo visto la situazione reale, e lo dicevi bene tu all'inizio, abbiamo una situazione disastrosa, e questo perché è mancata la politica. Premettimi solo una piccolissima parentesi, del periodo di cui parlavi tu, siccome, ripeto, avevo un altro luogo, me lo ricordo bene, non voglio approfondirlo qui perché credo che non interessi più nessuno, quando poi avremo tempo, se sarai sindaco, ne riparleremo. Con piacere. È un periodo che ricordo molto bene. Con piacere. Detto questo, io credo che sia il momento di incominciare a parlare dei nostri problemi, nello specifico, oltre alla politica, perché poi la politica è importante, ma la gente poi vuole parlare delle cose con cui si scontra. Alcune sono anche, diciamo, sopra le nostre teste, però sono indispensabili al resto. E alcune che sembrano sulle nostre teste è l'economia, a cominciare dai bilanci e dai conti consuntivi. Questo comune è in arretrato di bilanci e dei conti consuntivi. Il perché magari poi ci arriveremo dopo, oppure lo integriamo, perché secondo me, ma la risposta è quella che conta la tua, questo problema si innesca con i mancati introiti del comune. Si innesca anche con un dissesto probabilmente troppo velocemente dichiarato, e si innesca con un altro problema che o tu o i tuoi colleghi in questo momento troverete. Cioè, oltre al dissesto vi troverete probabilmente, per quelle che sono le mie conoscenze, con un debito accumulato in questi ultimi 5 anni all'incirca, io lo contabilizzo in meno, più che in più, almeno con un 20 milioni di debito, 20 milioni di euro, tra mancate incasse della Tari e mancate incasse dell'IMU, che ora non si chiama più IMU, ma per farci capire. Quindi le prime cose che dovrete fare è mettervi a posto con i bilanci, mettervi a posto con i conti consuntivi, perché se questo non c'è, non arrivano neanche. Non possiamo accedere a nessun punto. Non arrivano neanche le risorse da fuori, o dall'Europa, o non so, dalla regione, dallo Stato. È il primo grande ostacolo che vi troverete davanti. Approvare almeno 3 bilanci, se non mi sbaglio, credo 3 conti consuntivi. E 3 conti consuntivi. È chiaro che è un'opera che va fatta, dobbiamo mettere assolutamente mano, sì. Assolutamente a questo, dicevi bene, non avendo i costi a posto, la legge ci impedisce di poter accedere ai fondi, e quindi è duplice l'interesse, intanto sistemare il passato per poter accedere al futuro, ed è normalissimo che dobbiamo mettere mano inizialmente a tutti questi problemi. Sappiamo che ci sono tanti, sono seri, dicevi bene tu, è uno dei primi problemi. Perché le casse sono quelle. Io credo innanzitutto che ci sono delle storture che vanno fatte subito, ci sono dei regolamenti fatti male. Ne cito uno a caso. 10 anni fa, con la candidatura del sindaco Sasà Manganella, amico nostro, sono fatti dei regolamenti che alla fine sono risultati non idonei. Da rivedere. Da rivedere. Perché nel momento in cui tu posti delle poste di bilancio che sai che non puoi più mettere a bilancio perché non li troverai mai, tutti i bilanci conseguenti saranno
falsificati, perché quelle somme non entreranno mai. Faccio un esempio per tutti. Se tu hai una casa in centro storico non abitata da nessuno perché il proprietario è in Germania e tu lo sai e gli mandi la Tari, devi prevedere che quella Tari non la riscuoterai. Quindi abbiamo messo delle somme in bilancio da riscuotere che non possiamo riscuotere mai. Quindi alcuni regolamenti vanno rivisti. Alla base che cosa c'è? C'è che c'è un contratto di nettezza urbana che a mio avviso è molto esoso. E allora hanno allargato la platea, perché siccome il contratto è esoso, tu allarghi la platea e quindi il quantum si abbassa, però non lo esigi. E quindi è il cane che si morde la coda. La base è che quel contratto, a mio avviso, è un contratto sbagliato, che non è un contratto che fa gli interessi del paese, che non è un contratto che fa gli interessi di questa comunità, è un servizio, che ci arriveremo secondo me dopo, perché penso che mi farai questa domanda, è un servizio non reso bene. Da qui le casse comunali ne soffrono, certamente, perché diventano somme inesigibili, che non possiamo esigere, e non possiamo continuare a postare delle somme che sappiamo sin da ora che al comune non arriveranno mai, perché avremo sempre problemi di bilancio. Io credo che questi problemi vadano affrontati in sede locale, ma vadano anche riportati fuori. Perché vero è che c'è una continuità amministrativa, come dicevi tu, ma vero è pure che non possono lasciare questi comuni allo sbando. Io credo che come Favara ce ne siano tanti, ma Favara ha qualcosa in più. Noi non è che possiamo avere il premio perché non siamo virtuosi, anche là, però una mano d'aiuto la Regione e lo Stato ce lo può dare. Non è che noi vogliamo che i nostri debiti siano cancellati perché noi siamo stati furbi, no, perché non è un discorso che possiamo portare avanti, ma con lo Stato, con la Regione possiamo sederci o per avere dei mutui a lunga scadenza che ci consentano di risolvere i problemi di bilancio, perché con la bacchetta magica non arriverà nessuno, né io né altri sindaci, se non sarò io, che possono avere la bacchetta magica ad aggiustare questi conti di bilancio subito, perché non siamo in condizione. Dopodiché dobbiamo pensare a noi, a sistemare la nostra macchina, che non funziona. Un sindaco credo che abbia gli strumenti per amministrare. Uno degli strumenti per amministrare è la macchina organizzativa del comune, che oggi non funziona. Noi abbiamo un personale dove ci sono da 84 a 90 impiegati veri e tutti precari, centinaia. Al di là dell'impegno che io metto per la dignità di questi lavoratori, parliamo di dignità dei lavoratori che non ce l'hanno. Io ho avuto la sfortuna di entrare nel comune, o fortuna, negli anni 80, avere fatto 5-6 anni di precariato e mi chiamavano abusivo, mi ricordo benissimo. Poi abbiamo avuto la fortuna di fare dei concorsi interni, avere la dignità del lavoratore, quindi tu potevi. Questi qua non ce l'hanno questa dignità del lavoro. La prima cosa che dobbiamo fare è sistemare il personale. Sistemato il personale in tutte le forme, ci dobbiamo battere a qualsiasi livello, è una situazione esplosiva. Non avere personale o quello che hai lo devi utilizzare per 20 ore settimanali facendo salti mortali, oltretutto non avendo anche gli strumenti, perché io ho girato gli uffici, io sono stato un impiegato comunale e il comune ne ha fatto passi indietro tanti da tutti i punti di vista, dalla logistica, dagli strumenti, dall'accesso al pubblico, e ci sono cose che non vanno, non vanno. Se tu non sistemi questa macchina, non puoi arrivare al discorso che abbiamo detto, non ti puoi organizzare per poi avere da parte del personale il lavoro giusto per esigere le tasse giuste. E qua un'idea che avevamo noi vorremmo fare una municipalizzata o una società mista per la nettezza urbana, dove dentro ci siano anche degli istituti finanziari che servano per anticipare delle somme e servano pure per la riscossione. C'è una società che si autogestisce,
che non gravi sulle casse del comune. Una società proposta da Romeo o dall'assessore? Ma non mi interessa che sia Bagheria. Romeo. No, domanda. Io vedo le altre parti come funzionano. Sì. Non, è un tema che è posto sul tavolo e va discusso. Se per il bene del paese, sì. Perché è chiaro che noi non possiamo sostenere una somma di 8 milioni l'anno con un appalto fatiscente. È chiaro. Quindi dobbiamo ripensare a qualche cosa. Ripensare a qualche cosa di utile e che nello stesso tempo non abbia problemi. Perché tu sei una società che riscuote anche le somme, tu comune sei a posto già, non hai problemi. Si autofinanzia. E si autofinanzia se lavora bene. Se lavora male non si autofinanzia e quindi ha l'interesse a postare delle somme giuste, a fare un buon servizio e siccome non c'è scopo di lucro, perché c'è anche il comune dentro, credo che possa funzionare meglio. E questa è una parte di tasse che certamente influisce sulle casse comunali. Per le altre ci dobbiamo attrezzare bene. Stavolta sei stato tu a mettere molta carne sul fuoco, nel senso che... Ma io la metto perché c'è. No, per carità, non lo dico in negativo, lo dico perché fa bene alla discussione. Io dico che le cose si debbono dire chiare per quello che sono. Assolutamente, poi se no, almeno noi cerchiamo di farvi... questo pregio, noi, di dire le cose che penso. Noi giornalisti, tra virgolette, considerato che io non ho il tesserino, io solista, sono un praticante. Un appassionato. È un bravissimo. E quindi abbiamo il compito di cercare di farvi dire quanto più possibile sui temi. Io ritorno sui bilanci, io non credo che i bilanci non si sono fatti per cattiva volontà. Io credo che i bilanci non si sono fatti perché ci sono degli ostacoli veri e seri e che sempre dal mio punto di vista possibilmente non li vedo affrontati come si dovrebbero. Perché è vero che le cose che dicevi tu, che c'è la casa possibilmente censita che dovrebbe invece non dovrebbe pagare la spazzatura, vero è che magari c'è il castronovo bisognoso che non potrebbe pagare e non so come intervenire su queste cose, ma vero è che Favara, al di là di queste scremature, ha una elevata elusione ed io credo anche una elevata evasione, cioè nel senso che io conosco, sono a conoscenza che a Favara ci sono 1.500 circa, adesso sono numeri emblematici, 1.500 famiglie non censite. A me risulta che il problema sia dovuto che c'era un periodo che l'ufficio tributi non comunicava con l'ufficio anagrafe. Ancora non si comunica. Perché c'era una coppia che si sposava, restava all'ufficio anagrafe e non andava all'ufficio tributi. Ma al di là di questo che è già un problema, al di là si parla del 70% di elusione, allora depuriamo di un 20% di queste problematiche, resta un 50% e 40% fosse è sempre una percentuale elevatissima di soldi che il comune dovrebbe incassare e non incassa e che probabilmente vengono previsti in bilancio e che invece poi non entrano. E se tu questa cosa in bilancio ce la metti una volta, quando devi fare il contuntivo per restare sempre in tema alle due cose, hai problemi perché... E glielo devi scrivere che prevedevi 5 milioni e ne incassi 3, bene che vada, che sono anche meno. Prevedevi 7, ne incassi 3,5, grosso modo, sono i miei calcoli. E qui, ecco perché i bilanci non ci riescono a fare. Io credo che bisogna mettere mano all'elusione. Certo. Per il discorso che dicevi tu, io la dico con una frase classica, aiutati che Dio ti aiuta, sì. Cioè la regione o lo Stato non ci possono finanziare se noi non siamo in regola. Ma è chiaro. Cioè la prima cosa indispensabile che ci chiede la regione o lo Stato da chiunque fosse governato, a scanso di equivoci burocratici, ma scusate, tu che stai facendo? Sì. Allora, io ricordo una prima conferenza stampa della prima assessore al bilancio che diceva che a metà legislatura avrebbe aggiustato. La legislatura è finita, è arrivato un altro assessore, credo che su questo navighiamo nel buio assoluto. Sì. E se non aggiustiamo le entrate non possiamo aggiustare i bilanci.
Quindi serve, e io non ho idea, purtroppo il compito è vostro, che vi siete candidati, non ho idea di come, non so, tramite l'ufficio delle entrate, non lo so, dobbiamo trovare la riscossione coattiva, perché se la gente non è preoccupata che gli succede qualcosa, non paga. Faccio un esempio banale per farmi capire, Giuseppe. Il cittadino di Favara, a Favara, poi magari se abbiamo tempo ci arriviamo, posteggia come gli pare, sì, giusto? Perché non c'è un controllo. Se incontra i vigili fa finta di non vederlo. Se aggredito gira quattro volte. Lo stesso cittadino che si sposta a 10 km di distanza si comporta diversamente. Io credo la soluzione è semplice, perché lì ha paura della contravvenzione, qua perfetto. La stessa cosa vale per la... Cioè, perché io devo pagare se so che non mi succede nulla? Giusto. Possibilmente quei quattro cretini, virgolette, l'offesa, perché posso dirlo, a me non posso dire, che paghiamo, siamo i più deboli, i più incoscienti, che magari ne preoccupiamo, ma ci sono una gran parte che dice, fino a quando a me non mi costringono, certo, io non pago. Se non ripeto, gioca... tolti gli errori che ci sono, sì, giustissimo, e sciolti chi non può pagare. Giustissimo. La verità è che oggi i comuni si debbono autogestire. Sulla, allora, scusa, cittadino... sulla spazzatura è così per legge. Sì. Tu non puoi chiedere, ma, non puoi prendere una lira, un euro da un'altra parte per pagare la spazzatura. Ciononostante viene continuamente fatto per pagare i dipendenti, giustamente. Che vanno pagati. Il tema è di carattere generale. Primo, culturale. Perché questo paese culturalmente è andato indietro. Gli esempi che hai fatto tu sono lampanti, sono la situazione fotografata ad oggi di questo paese. E allora, se tu la macchina la posteggi in terza fila, perché non c'è nessuno che ti controlla? E perché se fai un'ordinanza che non si può parcheggiare la macchina, ma non dai una sanzione e un controllo, tu puoi fare tutte le ordinanze che vuoi, tanto nessuno le rispetterà. La stessa cosa per le tasse. Il principio deve essere diverso. Tu hai un servizio e lo devi pagare, lo devi pagare. Esempio per tutti, c'è una partita Juventus-Milan a Sky, tu te la vedi e paghi, tu accendi la luce, metti il frigorifero, pigli il fono, sai che consumi, a fine mese paghi, se non ti tagliano la bolletta. Allora là c'è una sanzione. Se questo non è previsto, come dicevi tu, il cittadino è libero di fare questo. Allora, noi dobbiamo organizzare la macchina amministrativa per fare pagare il giusto a tutti. Dobbiamo fare pagare il giusto a tutti. Dicevi bene all'inizio tu, ci sono delle fasce che bisogna rivedere, ci sono dei regolamenti che bisogna, e lavoreremo su questo. Per il resto, la gente, le tasse, deve capire che le deve pagare. La città è di tutti. Tu a casa tua ti organizzi e la pulisci, accende la luce e la paghi, perché nel paese questa cultura non c'è. Allora dobbiamo fare crescere questo paese, perché questi anni è diventato un mezzo far questo. La verità è questa. Allora tolleranza zero su alcune cose, tolleranza zero. Lo dico qua e ci metto la faccia. Non è possibile che questo paese ormai sia alla deriva, dove ognuno di noi pensa di essere un'isola e non ha il bene comune. Se ci sarà bisogno della sanzione, ci metteremo d'accordo con alcuni istituti, potremmo anche cedere una parte del nostro credito, ovviamente, perché deve diventare esigibile. Se tu cedi l'8% del tuo credito per farlo diventare esigibile, invece del 100 prenderai 90, ma sai che pigli 90. Ma sai che pigli 90. Nello stesso tempo puoi avere anche dei momenti di difficoltà, c'è un ente, un istituto che ti può fornire. Se tu pensi di farlo col comune, con i nostri uffici, con le nostre armi, e non hai la sanzione, come dicevi bene tu, perché molte cose si fanno perché c'è la sanzione. La se legge, questo non c'è, le leggi sono così. Ma è chiaro, le leggi tutte sono così. E le leggi si fanno e poi c'è una sanzione e un controllo. Se non c'è una sanzione e un controllo, non pagherà nessuno. Allora, da questo punto di vista, noi saremo attenti e sicuramente non faremo sconti a nessuno. Non è possibile
dovremmo trovare il muro per portare queste tasse, diventare esigibili, perché le dobbiamo mettere nei bilanci, perché abbiamo bisogno che questo comune torni a poter lavorare, perché, dicevi bene all'inizio, se non abbiamo queste cose a posto, noi non possiamo accedere ai finanziamenti. Se vogliamo trasformare questo paese, dobbiamo ripensarlo, dobbiamo accedere a fondi esterni. Se non abbiamo le carte regolari non lo possiamo fare. Quindi uno dei primi lavori che va fatto sarà questo sicuramente. Giuseppe, io ho una delle cose su cui tengo, ripeto, considerato le caratteristiche estreme del nostro paese, è che non ci sia un candidato che strizzi l'occhio, tu l'hai detto molto bene, chiaramente, che strizzi l'occhio agli evasori, perché altrimenti questo paese non avrà per me non esiste, non avrà un futuro. Possono anche non votare. No, sto spiegando perché io faccio queste domande, perché, ripeto, ci può essere qualche furbo che, ripeto, probabilmente sarà pure eletto, però l'indomani io, cittadino, mi troverò in situazione peggiore, perché al peggio non c'è mai fine, dice un vecchio detto. Quindi ritengo che è giusto che i candidati dicano: su alcune cose non si può transigere, perché ne va di mezzo il nostro futuro. Io un'ultima cosa sui tributi, poi magari passiamo un po' meglio alla spazzatura. Ieri mi hanno telefonato, e non do la colpa per forza agli impiegati, mi hanno telefonato per dire, a me è successo pure, però preferisco parlare degli altri, che stanno arrivando le bollette di pagamento del 2017. Ma hanno accennato. Questo carissimo amico mio ha pagato il 2017, gli arriva da pagare tutto il 2017. Ora, probabilmente, io non voglio fare processo a nessuno perché non ho la competenza, probabilmente qualche disfunzione c'è, però a me addirittura mi arriva, mi hanno detto: hai pagato tanto, devi pagare tanto. Cioè mi hanno detto: devi pagare meno di quello che io ho già pagato. Quindi ci sarà un grosso problema. C'è, non ci sarà. Di software, non so pure se di computer o di cose di questo genere. Ripeto, anche i tempi. Io, spazzatura 2019, sempre stiamo parlando tributi, a me mi arriva a fine maggio, con le rate, credo che lo sappiate un po' tutti, con le rate di febbraio ed aprile. All'ex ultima assessore dei tributi dico: ma scusi, questo non è danno erariale. Se io dovevo pagare a febbraio, a me mi arriva a fine maggio, io due rate le ho già saltate. Certo. Ammesso che io sia fra quelli buoni, domani vado a pagare, già ho pagato con 4 mesi di ritardo. Ora, la scusa è stata: ma io la lettera gliel'ho fatta a gennaio. E poi? Sempre per arrivare al poi. Cioè, voglio dire che il significato poi di tutta questa pronobia, si dice a Parisi, è quella che serve anche qui andare a vedere qual è il problema, sì, e cercare di aggiustarlo. Io non credo che loro stiano lì seduti a non fare nulla, perché quando ci vado li trovo impegnati, però i problemi li vedo. Ci sono. I problemi ci sono. Le disfunzioni ci sono. Cioè, è pensabile che il 2017, noi siamo nel 2021, Giuseppe. Sì. Cioè, se io non ho pagato il 2017, e che mi arrivi il 2018? O 2021, mi sembra. Questo sempre per parlare delle casse dello Stato. Giustamente l'amico mio si è incavolato, dice: ma i miei soldi dove sono andati? Cioè, che fine hanno fatto? È una domanda legittima che si fanno tutti oggi a Favara. Lo faccio perché io l'altro ieri sono stato con Peppe Miceri, che sarà il nostro assessore in questo ramo. Siamo stati negli uffici preposti, siamo andati a vedere realmente come lavorano questi uffici. Devo dire che, torno al discorso di poco fa, Favara è andata dietro da questo punto di vista. Ci sono tanti ragazzi precari messi là, che lavorano 4 giorni alla settimana, perché le ore che hanno sono 20, li dividono per 4 giorni. Un'amministrazione assente. Hanno gli uffici, i computer che non funzionano.
gli uffici tra di loro non si parlano. Questi uffici mi spiegavano che non sanno che tu hai pagato la bolletta, a loro non risulta possibile, al 2021 possibile, quando l'era dei social ci porta a mondi nuovi e che con un touch lo possiamo fare. E allora, quando dicevo riorganizzare la macchina, se non riorganizziamo questa macchina comunale, possiamo inventare tutte le alchimie che vogliamo, ma se non abbiamo lo strumento idoneo, mi dicevano pure dentro, dicevano, noi non vediamo l'assessore qua da non so quanto tempo. E beh, c'è qualche cosa che non funziona. Vabbè, ci vuole un ufficio politico. Adesso è a Bagherini. Noi abbiamo previsto un ufficio politico in ogni assessorato. Che cosa significa? Significa che la politica deve essere presente, deve sovrintendere i lavori. Anche perché i bisogni di quel settore li deve conoscere. Solo se tu li conosci li puoi affrontare e risolverli. Se tu non stai vicino ai problemi, non li potrai mai risolvere. Da qui il fatto che molta gente arriva a bolletto, non sa se pagare. Questo è un deficit che è enorme e che ci porterà sicuramente a non poter esigere delle somme. O porterà il cittadino giustamente a pigliarsi e poi se la piglia con gli impiegati, che credete, ma alla fine io devo mettere una pietra, ne sono questo, convinto, perché non è possibile che l'impiegato è il terminale. Se c'è qualche impiegato che non lavora, non è il caso, certo. Ma è la macchina che non funziona, non è l'impiegato che non... All'impiegato dobbiamo dare gli strumenti e la professionalità, e questo spetta all'ente, dare gli strumenti e la professionalità all'impiegato. Se tu dai gli strumenti e la professionalità, poi gli dai l'indirizzo politico. Se l'indirizzo politico che tu gli dai non lo eseguono, e allora tu hai il diritto a chiedere di più. Ma è la testa quella che conta. A tempi si diceva, o pisci i vetri dalla testa. Bene, se la testa non funziona, il terminale non potrà sicuramente funzionare. Restiamo sul personale. Io ritengo, da un aspetto, che uno dei più importanti, dall'altro aspetto che è uno dei più difficili, considerato che fa fare un comune in dissesto, considerato che non possiamo assumere, considerato che non possiamo neanche prendere una figura di spicco su una determinata materia qualsiasi, perché Favara ne avrebbe bisogno uno per ogni assessorato, considerato che abbiamo tanti precari e che spero che siano sistemati, perché sono padri di famiglia, per carità, anzi hanno sopportato parecchio, dico io, e però la soluzione io non ce l'ho. Ripeto, il problema è sempre vostro, che avete avuto, ecco, il coraggio di esservi candidati, e se siete lì dovete affrontare. Ritengo che non avrete tu, nessuno dei tre, la bacchetta magica, ma questi problemi vi troverete davanti, e non lo so quali saranno le priorità, ecco, aggiungo qua. Allora, se il padre del personale poi... Se puoi metterci anche qualche tua priorità, perché sarebbero tutte priorità. Tutte priorità. Però una delle priorità è vigile urbano, secondo me. Una delle priorità a Favara è vigile urbano. Un paese che non ha un corpo di vigile urbano e non controlla il proprio territorio, chiaramente non può fare bene. Dicevamo all'inizio, se un sindaco fa un'ordinanza, ma non ha gli strumenti per controllare quell'ordinanza che fa, è un'ordinanza che è carta straccia. Allora, la prima cosa da fare, una delle prime assieme al personale, è vedere come aggiustare questo ufficio. Dicevi bene tu, siccome siamo un comune in dissesto, beh, vuol dire che andremo nelle sedi opportune, innanzitutto nel prefetto, perché io informerò il prefetto della situazione attuale di Favara, perché un paese senza controllo è un paese alla deriva, e porterò le istanze di questo comune al prefetto. Perché ci aiuti? Non è possibile. Noi non abbiamo un corpo di vigili urbani. Può darsi che questo comandante fra qualche tempo se ne andrà anche in pensione. È un problema serio. E non è che, dicevi tu, non abbiamo la bacchetta magica. Sì, vero. Ma le istituzioni, come dicevo all'inizio, non ci possono abbandonare. Andrò pure dal Presidente della Regione, andrò all'Assemblea per vedere come sia possibile
fare qualche emendamento, due righe, che dicano che i comuni in dissesto, che non possono, come diceva il Benizio, possono avere la possibilità, viste le situazioni, viste le carenze, le cose si, se c'è la politica che funziona, le cose si fanno. Oltretutto, dicevo all'inizio, non possono abbandonare una collettività. Se nessuno di noi, come dici tu, sindaci, ha la bacchetta magica, significa che nessuno possiamo fare niente. No, miracoli non bravo, signora, allora, siccome gli ostacoli ci sono, ma ci sono anche i mezzi per aggirarli, e allora ci vuole tanta tenacia, ci vuole tanta buona volontà, ci vuole aggirare l'ostacolo. Allora il buon amministratore si inventa le cose, il buon amministratore non si ferma di fronte ai problemi. I problemi ci sono, li dobbiamo risolvere. Non è che significa che se non ci sono ci possiamo rimanere abbandonati. Una soluzione la dobbiamo trovare. Le strade sono, andiamo dal prefetto, andiamo dal presidente della regione, facciamo qualsiasi cosa purché questo problema si risolva. Le figure apicali ci sono, probabilmente le faremo girare, te lo dico in maniera schietta, perché qualche servizio a detta dei cittadini non va bene, lo registro anch'io e ho il coraggio di dirlo in faccia, è chiaro. Se c'è qualche cosa che non funziona, io l'indomani mattino la farò girare quella cosa. Non è possibile. Magari ci sono dei malcostumi che nel tempo si sono perpetrati, questi vanno tagliati. Io lo farò. Beh, mi trovi d'accordo su questo, perché ripeto, ci vuole la determinazione. E ce l'ho. Credo che ce l'ho questo tutto. Sia l'aggettivo. Ce l'ho tutto. C'ho la determinazione e c'ho l'autorevolezza per farlo, e lo farò. Determinazione e autorevolezza, perché probabilmente qualcuno alle volte, vedendo debolezza dall'altra parte, tenda a sopraffare. È così. Probabilmente è il genere umano. È il genere umano. Che è così. Giusto. Però quando io sono chiamato a svolgere un compito per una comunità, devo... Hai detto bene, è l'indirizzo che si dà. Se l'impiegato ti vede debole, nel senso che tu non segui quella situazione, si lascia andare, non è che... diciamo così. Si lascia, ma non affalare, ovunque. Sì, 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 no, parliamo di essere umano, quindi... Si lascia andare. Generale. Siccome io conosco bene il Comune di Favara, tu lo sai, io sono stato dentro, conosco uomini e cose, e ritengo che non ce ne impiegati cattivi. Da questo punto di vista sono convintissimo. E che le situazioni li portano magari ad essere più leggeri su certe cose. Se l'indirizzo politico è fermo, tu vedrai che l'impiegato seguirà l'indirizzo politico. Mi sarebbe piaciuto parlare, però siccome non l'ho fatta ad Antonio Valanda, non lo faccio anche a te, rispetto a una relazione del prefetto, mi è venuto in mente perché hai parlato del prefetto. Ne ho parlato con Franco Pollara in televisione, quindi a proposito della relazione semestrale della DIA del secondo semestre 2020, però chiudiamolo, perché a parte che il discorso diventerebbe molto ampio, e che io condivido la relazione del prefetto, anch'io la condivido, nonostante alcune critiche di alcuni politici che non capisco perché si siano attardate rispetto a questa cosa, però chiudiamola, perché come vuoi tu, per parità, no, non l'ho fatto, non ho problema, ritengo di non farlo neanche ora. Io, Giuseppe, per restare sempre in tema, e poi subito passiamo alla polizia, io ieri oggi è mercoledì, l'altro ieri ho scritto un articolo, perché mi sono trovato domenica in piazza Cavour, giornata di domenica, con diciamo un'abbondante immondizia di utenze non domestiche. Il lunedì mattina era ancora lì. Io ho scritto che la domenica non si mette la spazzatura fuori perché non la ritira nessuno. Aggiungo io, non voglio fare assolutamente distinzioni, specie in piazza Cavour, come specie in via Aldo Moro, cioè le strade principali di Favara, cerchiamo di... come facciamo la con chiesa, nostro... la chiesa madre. A chiesa madre, col salotto, il cimitero, la domenica mattina, che dovremmo andare in piazza a passare il nostro tempo, stare in mezzo alla spazzatura, la gente se ne va, e mi riferisco a utenze non domestiche che dovrebbe avere l'interesse a far venire non solo la mia famiglia, ma anche quella di fuori. Infatti ho scritto, siamo autolesionisti,
Cioè, è vero che tu te la togli da casa, però la metti davanti porta. Questo per dire le usanze e la mancata cultura anche dei nostri interessi. Andiamo alla spazzatura, poi se su questo aggiungi qualcosa ne approfitti. Sì. Io credo che ci sia anche qui un problema. Ho scritto alcuni giorni fa, è successo il caso Mondante, che tu sicuramente conosci, non vorrei che un giorno esplodesse il caso Iseda. Perché io ritengo due aspetti. Che Favara è sporca è indubbio, credo che sia innegabile da parte di nessuno. E che però la spazzatura viene pagata in maniera esorbitante è pure indubbio. Io faccio lo stesso esempio che ho fatto con il precedente candidato. In una città che viene considerata fra le più pulite d'Italia, due persone con un appartamento di circa 110 metri quadrati e un piccolo garage, tu non ci crederai, pagano 140 euro di spazzatura l'anno. In provincia di Milano, due persone con un appartamentino leggermente superiore pagano 190 euro l'anno. Queste stesse persone a Favara pagano, chi paga, chi non paga, beato qui, sui 400, poco più, poco meno. Con la differenza che nella città di cui ti dicevo, verso ora di pranzo, io l'ho fotografato per evitare che qualcuno mi dica dice bugie, passa l'omino della spazzatura con lo scopino e la paletta, ecco, e la paletta in cerca della carta o della cicca che qualcuno volutamente butta. Ora, io lo ripeto, me ne assumo la responsabilità, ovviamente, noi paghiamo un servizio che non viene svolto. Non dice niente. L'ho scritto, l'ho messo per iscritto, quindi... Penso che dici allora, quello che tanti pensano. Alcune risposte ce le ho, ma non mi interessa la mia risposta, perché non interessa a nessuno. Cioè, voglio capire voi, domani sindaci, uno dei tre, cioè, che farete per avere il paese mediamente, io dico pulito, perché mediamente? Per quello che paghiamo. E per pagare meno. Giusto. Perché lì ci sono problemi enormi che non lo so, non voglio sviluppare. Se fossimo in tre probabilmente mi ci addentrerei. Sì. Ma siamo a tu per tu e voglio evitare. Io ho una convinzione, che la natezza urbana dalle altre parti è una risorsa. Da noi è diventato un problema. È una risorsa se si sfrutta bene, perché può produrre altro bene e quindi i costi sicuramente si abbassano. Abbassandosi i costi c'è la possibilità di avere il paese più pulito e meglio sistemato da tutto, anche dalle erbacce, da tutta una serie di situazioni. Favara ha un grosso problema, che la natezza urbana, a mio avviso, il primo problema è questo contratto. Noi ereditiamo un contratto esoso e che non funziona. Un contratto che paghiamo molto caro per quello che fanno, per quello che è previsto, e a mio avviso che non fanno. Lo dico in maniera chiara. Confermo. Come senza peli sulla lingua, perché non voglio essere politichese. Io voglio dire le cose che vedo e che penso. Questo contratto va rivisto. Come sindaco, la prima cosa che farò, io taglierò il 20% del quinto d'obbligo che la legge mi consente di fare per tutti quei servizi che non fanno. Perché ci sono servizi che non fanno, li ho visti io. Forse loro non li hanno visti, che dovrebbero vederli. Io sono andato alla zona industriale, e Burright, in alcune aziende agricole, che pagano l'immondizia e non hanno servizio. Bene, se tu non me li fai, io non te li pago. Questo sarà uno dei primi punti. Dopodiché con queste aziende, a me non interessa se hanno altri problemi,
Io spero di no, perché non è il mio interesse, anzi potrebbero arrecare danno al paese, questo mi dispiacerebbe, ma se hanno altri problemi se le vedono. Però col comune di Favara questo contratto non può continuare così. Io ci metterò la faccia, la mattina scenderò io, in prima persona, a vedere come è rispettato questo contratto. E se non è rispettato giusto, facciamo le penali, come è previsto. Io non capisco perché una penale a Favara non esiste. E diciamole le cose. Qualcuna sulla carta c'è, ma... Sulla carta. Bene, allora sono somme che poi paga il cittadino. E servizio che non ha. Bene, sono quelle cose che appena eletto io farò. Giuseppe... Dopodiché, perdona. Sì, no, dopodiché, per tornare al discorso di poco fa, io, per la visione che abbiamo noi come gruppo di partiti, di liste civili, noi abbiamo studiato questo problema. E ne parliamo con Contessa, oltre alla mia esperienza personale, che sono stato 4 anni vicepresidente regionale dell'Agenzia delle Acque e dei Rifiuti, quindi conosco bene il problema, conosco anche persone che ci possono aiutare, perché in molte cose ci sono dei professionisti che possono aprirsi gli occhi, io ne conosco tanti che ci possono dare consigli, senza pagare, tranquillamente. Questo sistema va cambiato. Va cambiato perché non va più bene. Possiamo anche fare una piattaforma fra i comuni vicini, perché noi paghiamo tanto di gommato per andare a portare questo materiale fuori. Paghiamo tantissimo. Beh, abbattere questi costi significa abbattere la bolletta. Il tutto deve avvenire per abbattere la bolletta e dare un buon servizio. Chi vi controlla questi camion che vanno a scaricare a casa? Quando paghiamo? Beh, una piattaforma ci consentirebbe... Chi controlla la quantità? La quantità, chi controlla? Eh sì. È un mistero. È un mistero, bravo. Diciamole, le cose vanno dette. Io non ho paura a dirle. Io non ho... E sono disfunzioni. Giuseppe, due cose. Sono disfunzioni che vanno... Perché siccome siamo quasi alla fine, sì. Due cose. Una, se mi permette, che non la vedo, cioè nel senso che... La prima cosa non è la riduzione del 20%, la prima cosa è imporre di fare quello che dovrebbero. Cioè se è previsto che a Favara, sulle strade principali, così è scritto, lo dico perché è scritto così, deve passare lo spazzolone, e siccome è un fantasma, o meglio, sono un fantasma perché non è uno spazzolone, sono più di uno, sono fantasmi, io non li vedo, probabilmente ho problemi di vista. Delle penali, io non li vedo. Sì. Dicevo brevemente, anche qui sarà un caso o una volontà, che da quando c'è il commissario, io siccome sono un osservatore della mia città, vedo che la polizia è leggermente migliorata. Allora, dicevo, e lo dico pure a te, è un caso o una volontà? Aggiungo l'altra domanda, poi siamo quasi alla fine, poi magari dirai perché la gente, i cittadini di Favara dovrebbero votare te. L'ultima cosa è il problema della differenziata. Noi da 8 anni circa che facciamo la differenziata a Favara, mi risulta, se sbaglio qualcuno mi corregga, che il comune non ha incassato 1 euro. Cioè tutta la carta, la plastica, l'alluminio, bla bla bla, non so, con una cosa che hanno ritenuto di fare l'amministrazione, per carità, che avevamo una discarica per trattamento per la differenziata che era a Campobello, andata a San Benedetto, ma le cose sono rimaste tali e quali, al di là dei premi che ne durano, un problema è anche... A parte il punto ambientale, ma la gente poi alla fine ci interessa nei soldi. Cioè il comune perché non incassa? È chiaro, perché non incassa? Perché non c'è controllo. Perché non c'è controllo? C'è una clausola, mi è dato sapere. C'è, certo che... C'è una clausola che dice che se il 14% di materiale è diverso, l'impresa non ci deve niente. Anche qui, chi controlla che questa cosa sia così? Allora, diciamo... che il cane si morde di nuovo la coda. Io lo so. Sono tutte cose che abbiamo detto e che ho il coraggio di dirle e di farle, perché questo non funziona, questo contratto. Non funziona. Tu dicevi la spazzatrice, io ti dico di più.
ci sono dei lavori che non esistono, quelli vanno tolti perché gravano sul monte appalto, quelle, le altre vanno fatte, se non li dobbiamo fare tagliamo questo contratto. Io ho il coraggio di dirlo, se queste imprese, queste cose non le fanno, lo tagliamo questo contratto. Un contratto si può distire per inadempienza. Bravo, bravo, e io lavorerò su questo perché ritengo che ci siano altri modelli da poter proporre. La differenziata, se è fatta bene, è una risorsa. E beh, qua tutte quelle che sono risorse diventano problemi. Le altre cose non le guardiamo, non funziona. La nettezza urbana fa male, non funziona. Ed è chiaro, è sotto gli occhi di tutti. Il tema qual è? L'indirizzo politico che la nuova amministrazione vuole dare. Il mio indirizzo politico è di rivedere tutto. Il cittadino non può soccombere a questo appalto. Punto. Bene, chiudiamo con il voto disgiunto, e perché i cittadini dovrebbero votare. Voto disgiunto. Ci sono delle dicerie in giro, hai fatto bene a farmi questa domanda e te ne ringrazio. La legge prevede che nella stessa scheda ci sia la possibilità di scegliersi il candidato sindaco indipendentemente da chi voti come consigliere comunale. C'è qualche favola in giro a Favara in questi giorni dove si dice no, devi votare il candidato forte di quel sindaco, cioè, o gli dicono che la scheda viene annullata o gli dicono che non c'è bisogno. Io dico ai cittadini che i candidati sindaci siamo tre e il cittadino ha il diritto, dovere di scegliersi il candidato sindaco. Prima si scelga il candidato sindaco, metta la freccetta, perché per i 5 anni quello che conta è il candidato sindaco. Poi giustamente ha delle esigenze personali, di parentela, di volontà politica, di amicizia, di scegliersi il candidato consigliere, è giusto che lo può fare e lo deve fare. Però la scheda va votata completa. Non vi fate dire che non è possibile, perché la prima cosa che il cittadino deve fare è votarsi il sindaco che sceglie. Se sceglie un sindaco, prima mette la freccetta sul sindaco e poi vota i consiglieri. Grazie all'intervento di Giuseppe Imburna, grazie per la disponibilità e per il colloquio che abbiamo fatto stamattina. Grazie a voi.